Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Lamber e oggi siamo tornati qui su The Rise of Tomb Raider. In questo video continueremo a combattere contro i membri della Trinità insieme ai nativi e scopriremo anche come trovare la sorgente divina. Comunque, spero che questo video vi piaccia. Benissimo ragazzi, adesso dovremo continuare, però prima vi devo parlare. Perché effettivamente, rispetto allo scorso episodio, ho fatto un po' di cose off camera, non troppe. Ho speso un bel po' di punti abilità, infatti come si può notare ho più roba sbloccata da qui sotto, si può vedere. E in più ho potenziato anche un bel po' le armi, compreso il fucile, e ho fatto anche un bel po' di tombe. Facendo le tombe ho notato che si sbloccano abilità in più, e tra l'altro ho sbloccato anche questa pelle, che voglio un po' utilizzare in questo episodio, che tra l'altro... I poteri speciali sono di vario genere, per esempio alcuni mi permettono di vedere meglio risorse e per esempio ce n'è uno con l'arco che mi permette, come potete vedere adesso, di sparare due frecce consecutive. Così. Prima non lo potevo fare. Comunque, detto questo, mi sa che possiamo benissimo continuare e andare ad aiutare i nativi. Per esempio, utilizzando la Q posso vedere un bel po' di roba. Per esempio, questo qui magari nello scorso non l'avevo nemmeno visto. Comunque, ho anche migliorato alcune abilità che mi fanno trovare più risorse, più munizioni e roba del genere. Quindi sarà più facile. L'unico problema per i potenziamenti per ora sono soltanto la pelle e gli ingranaggi. Oh, che succede? Oh no. Sono morti tutti, beh. Dai Lara, vendichiamoli adesso. O magari facciamo qualcosa di stealth? Perché no? Perché non fare tutto stealth in fondo? Perché... Così non dovremmo fare un combattimento troppo allargato. Comunque, se non ci vedono, qua si può veramente fare tutto stealth. Sperando che quello accanto non ha sentito perché è stupido. No, niente, mi ha visto. Rip per te, che sei stupidino. Rip anche per te. Niente, erano davvero tanti. Quei due vicini erano un problema, effettivamente. Vabbè. Tra l'altro ho trovato anche un'abilità che se mi portano in fin di vita, un pochettino mi curo. Aspetta un attimo, sono davvero tanti, mi devo riparare anch'io. Bastanata. Niente, già mi devo curare. A quanto pare già avevo utilizzato l'abilità, sono troppi. Bonjour. Ehi tu tizio che sei morto per colpa mia, hai qualche risorsa? No, non ha più risorse. Morto? Finiti? Ok, forse per ora li ho uccisi tutti, per ora, perché vabbè, questa qui sarà una zona piena di combattimenti. Al di nuovo le campane, vabbè, credo che servano per mettere al sicuro chi è ancora nel villaggio e robe del genere. Ok, su, adesso possiamo continuare. In teoria i nativi dovrebbero essere da queste parti, intanto però prendimi questo. Materiali, che sono utilissimi, dato che sono anche abbastanza rari. Comunque dopo, più tardi, andremo anche a comprare qualcosa all'Emporio. No, tu non vai dai nativi. Ci muori qui con me. Anch'io ti vedo. Stupido, dovevi sparare prima di me. Mi hai fatto sparare addirittura due colpi, idiota. Vabbè, per me questi qua sono una fonte gratis di materiali. Oddio, sperando che non ci crolli tutto addosso, vediamo di... Niente, li hanno uccisi, peccato. Volevo vedere se potevo salvarli, invece no. Boom. 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 Ok, uccisi. Per fortuna ne ero soltanto in tre. Se fossimo arrivati prima avremmo potuto anche salvare i nativi, però non ce l'abbiamo fatta, peccato. Comunque queste zone sono ben piene di materiali, quindi sarà abbastanza facile farsi dei potenziamenti appena arriveremo ad un falò. Situazione brutta, Lara? Però sembra che non ci sia nessuno qui sotto. Ok, sì, qualcuno c'è. Tu dici? Allora, facciamo una roba. Se si avvicinano... No, ok, no, non si stanno avvicinando l'uno all'altro, volevo fare un colpo solo. Però vabbè, mi sa che crafto una molotov. E gliela lancio.
Perché ho potenziato anche il raggio delle armi lanciabili, quindi molotov e bombe, quindi sono più efficaci. Ok, double kill, sono morti, benissimo, se non c'è più nessuno, io qua mi posso prendere tutto. Aspetta, però da qui si continua, io non volevo già entrare. Ok, ho raccolto tutte le risorse che mi servivano, adesso possiamo continuare. Vediamo, c'è qualcuno qui? Oh, ovviamente. Quanti sono? Ah, quella lì è Sofia. Ok, li ho distratti. Morite tutti quanti. Quello lì è già morto. Niente. Quelli erano già morti. Sofia, ti ho salvato. Ciao. Li ucciderò da sola, uno a uno. Calma, Già Sofia. fatto io, stai tranquilla. Lo Questo è un massacro. so. Stiamo perdendo Però c'è la troppi Croft uomini. con voi. Loro ne Forse perderanno ci ancora siamo di più. abituati abbastanza. Non avevamo scelta. Perché Ti ho no? giudicato male, Lara. Sì, lo so, lo so. Tutto Credo che normale. posso Ma in aiutarti. fondo, non so come non mi stai facendo Non puoi giudicare andare peggio ora sicuro. che sono vestito così. Ma l'entrata alle catacombe è bloccata. Farò in modo di liberarla. Bomba e si vola, no? Va bene, mi sa che devo cercare qualcosa per spaccare il tutto. Comunque, effettivamente, io non ho più utilizzato le frecce È passato velenose dall'altra parte. da quando abbiamo sconfitto l'orso, vabbè. Perché non ero tenuta ad aiutarvi? In fondo, voi mi servite per sconfiggere i membri della Trinità, no? Vabbè, a quanto pare la porta non la riusciamo a spaccare, però un muro di pietra. Sì! Potresti usare anche la piccozza sulla porta, però. Vabbè. Vediamo che cosa possiamo trovare qui. In qualche modo mi sa che dobbiamo fare il giro per aprire la porta per di là. Ah, ok, era uno della Trinità. Mi ha fatto cagare in mano con quel. Shh, possono passare da qui? Oh no, ecco perché Magari non riuscivano riesco a a sbloccarla passare. da qui. Devo ucciderli entrambi, beh. Ah no, aspetta, forse quelli lì sono membri del. Sono nativi, ok, non li devo uccidere. Una specie di armeria. Qua dietro un'armeria, what the fuck? Che abbiamo trovato di nuovo? Dovrebbe andare. Cos'è? Che cosa stai montando, Lara? Non ho capito. Cazzo è? Vabbè, freccia con granata. E la Madonna. Freccia con granata. Addirittura, non stiamo un po' esagerando. Ovviamente prendiamo sto collezionabile che me l'hanno dato qui proprio a Un gratis. antico amuleto che rappresenta un cervo intagliato nelle corna dell'animale. Poteva essere un oggetto importante o il giocattolo di un bambino. Da oggetto importante a giocattolo di un bambino, un attimo. Quindi per tornare su. Ok, per di qua. E in teoria devo fare. Appunto, capre. Vediamo la freccia con granata è questa qui, quindi. Bomba! Abbiamo liberato tutti, beh. Adesso ci basterà rompere la finestra e passare. No, l'abbiamo semplicemente aperta. Grazie, Lara. Per ora sono al sicuro nelle catacombe. Ah, queste qui sono So le che cerchi catacombe, capito? risorgente divina, ma il mio popolo la proteggerà fino alla morte. Quindi Il tuo esiste. popolo sta già morendo. Non potete proteggerla per sempre. Finora ci siamo riusciti. Ma adesso sono felice di averti come alleata. E Avvicinerò certo, alla sono Lara torre. Croft. C'è ancora qualcuno là. Dara, glielo dovresti dire che Metti sei in una salvo gli altri. pluriomicida che ha Servi a ucciso loro. un'intera isola, eh? Quindi forza, continuiamo così da poter difendere i discendenti. Qui c'è un falò, però non credo che posso fare niente. Nonostante comunque Dispiace. abbia esplorato un po', ancora non Sono posso sicuro che non tradurre abbia tutto. bisogno Devo di ancora aiuto. recuperare un bel po' di roba off-camera per riuscire a leggere le stele, i monoliti e robe varie. Però alcuni già sono riuscito a leggerlo e mi hanno dato punti esperienza praticamente. Ok, attenta Lara, perché qui rischiamo di brutto. Forza. Forse anche un po' troppo lenta. Di nuovo le campane. Non so perché le campane mi danno un botto d'ansia. Come se stesse per succedere qualcosa di pericolosissimo. Che tipo lanciano le atomiche. Dove, Jacob? Ah. Manco si sentono gli elicotteri. Quindi non saranno manco qui vicini. Non c'è problema.
Vabbè, ovviamente ce ne occupiamo noi. Non credo che se ne occupino gli altri. Ah, di nuovo con le mie frecce esplosive. L'unico problema è che ho sbagliato e ho lanciato una freccia velenosa. Boom! Per craftarle mi sa che devo andare nell'inventario e robe varie. Vabbè, fa niente, passiamo sotto. E quelli lì sono... Oh merda. Vabbè, però mi avete lasciato soli. Siete inutili, cazzo. Ok, questa parte non è proprio delle migliori, dato che siamo praticamente circondati. Però vabbè, uno a uno, colpendoli alla testa, li potremmo far fuori tutti. Ok, mancano pochi, ne mancano pochi. Mori tu. Dai che ti sei esposto troppo, morici. Quanti colpi servono se non alla testa, ma Dio mio. E adesso manchi tu, vero? Eri l'ultimo? No, non eri l'ultimo, mi sa. Ok, no, forse i proiettili che sento non sono indirizzati a me. Ok, prendiamo tutte le risorse e continuiamo. Che qua dobbiamo sbrigarci perché sennò siamo morti. Ah. Cioè, più che altro non siamo morti noi, ma tutti i nativi. Vabbè, che cosa mi hai dato? Attrezzo per il miglioramento, va bene. Vabbè, qua non c'erano troppe risorse, quindi possiamo semplicemente spaccare il tutto, magari con le frecce esplosive, Lara, boom. E possiamo continuare, dai. Che qua hanno sempre bisogno del nostro aiuto, dato che praticamente non hanno fatto niente loro. Chi sono i nemici qui in mezzo? Non lo so. C'era troppa gente, non sapevo a chi sparare prima, guarda. Boom, morto tu. Manca qualcuno. Tu, dai. Qualcun altro che mi vuole affrontare, eh? Qualcun altro? Oddio, voi? Siete abbastanza stupidi però per mettervi accanto a dei barili esplosivi, eh? Veramente, abbiamo anche fatto crollare tutto. Forse potevamo anche evitare, però vabbè, sono dettagli. Chi è che ha ucciso questi qua? Altri membri della Trinità. Ma mai una volta che un nativo uccide un membro della Trinità, beh? Non so nemmeno se loro hanno armi da fuoco, effettivamente. Basta, basta ammazzarmeli davanti agli occhi. Che tanto poi ci siete voi a morire. Com'è possibile che io equivalgo a 3 milioni di soldati? Come hanno fatto a non prendermi una volta in testa ed ammazzarmi? Com'è possibile? Vabbè. Ok, come avete visto, per mezzo secondo c'era stato lo schermo grigio. E poi di nuovo normale perché ho utilizzato l'abilità che mi cura. Vabbè, si utilizza in realtà in automatico. Ecco dove eri, bastardo. Moreci. Come, non sei morto? Ah, avevo una protezione in testa, peccato. Ok, qua ci sono altre granate, benissimo. Veramente serve di tutto per ora in questa battaglia, perché sennò siamo fregati, fottuti, morti. Vediamo, vabbè, ma quanta gente. Quanti spari, insomma, un po' esagerato, a me mi sembra. Guardali lì. Ma tu dici? Finora sono morti più nativi che altro. Cioè, in realtà credo che... più o meno sono morti alla stessa misura, perché io ho ucciso più membri della Trinità, però... ce l'abbiamo fatta. Però praticamente le morti sono state quasi uguali, perché di solito i nativi morivano prima dei membri della Trinità. Fuck, dove devo andare per aiutarli? Per di qua. Ancora gente? Non avete capito che quando vedete Lara Croft vestita con un teschio in testa dovete scappare e basta? Cioè, guarda, in pochi colpi vi ho ammazzati tutti. Oddio, questo qui è morto su una pergamena. Ok, qui parla che c'è stata una guerra e i soldati del profeta hanno protetto forse i nativi, non so. Però poi il profeta è scomparso e allora avevano bisogno di lui, però non c'era. Quindi allora questi qua, se mi ricordo bene, erano abbastanza stupidi rispetto al primo gioco, perché basta mirare a una parte loro scoperta, mi sa, o i piedi o la testa, che vabbè, la testa però sporge un po' di meno e si possono ammazzare. Fuck. Perché vedete, c'è tipo un puntino in testa che posso mirare, però vabbè. Ah, ha imparato il bastardo, dai. Ha imparato a proteggersi pure la testa perché l'ho semi colpito poco fa, va bene. Però vabbè, sono abbastanza scarsi quelli con gli scudi, perché sono lenti e si possono mirare facilmente. Il vero problema sono quelli con lanciafiamme. Spero di non incontrarne un altro e spero che quello che ho affrontato era tipo una specie di boss, guarda. Ok, passiamo qua sotto, Lara.
zona 5. Stiamo andando nelle catacombe. Altri di loro, eh? Allora, se c'è una bottiglia, craft una molotov e sono tutti morti. No, però ci sono delle frecce. Facciamo una roba. Io c'ho le frecce esplosive, perché non utilizzarle? E appunto, tripla kill, tutti morti. Arrivo, gente. Nessuno potrà mai battere Lara Croft. Credo che una freccia sia più mortale in testa rispetto a un proiettile, però ovviamente i proiettili sono più veloci, utili e potenti. Ci sono stati casi in cui qualcuno è sopravvissuto a un proiettile in testa, vero? Rarissimi, però è successo. Ma dove va in posizione? Praticamente ti posso mirare, eri completamente scoperto. Quella là non era una posizione, quella lì era una richiesta di morire. Il fucile a pompa è meglio quando sei vicino a loro. In questi casi mi sa che è meglio il fucile d'assalto. Oh merda. Ok, la mia abilità mi ha semisalvato. Si ricarica una volta ogni combattimento, infatti non è troppo OP. Per esempio, se adesso qualcun altro mi manda in fin di vita, sarei fottuto. Vabbè, però mi posso sempre curare. Ok, quelli pesanti, qui ci sono quelli pesanti. Lui lo posso ammazzare facilmente, l'unico problema è quello con lo scudo. Vediamo se riesco sempre a mirare prima i piedi. Ok, nice. Ma che devi fare? Va là, va là. Forse è meglio però schivarlo. E poi fucile a pompa. Eh già, siamo proprio rimasti soltanto noi due. Ah, ecco qui il nostro contraccolpo. Contrattacco. Che abbiamo sbloccato qualche episodio fa. Sicuro? Altro di nuovo. Boom. E stavolta ti arriva pure una fucilata a pompa nella schiena. Due addirittura, capito? Devi pure stare zitto, sei inutile. Ok, abbiamo finito. Cinematica. Dopo il combattimento, nice. Se ne sono andati. Quella là è Sofia, beh? Sembra che la battaglia sia solo all'inizio. Già. Però stai tranquilla. Tranquillo. Ci sono io. Lara Croft. Posso ucciderli tutti. Un po' però i filmati laggano, laggicchiano. Forse perché durante i filmati caricano mappe e robe varie, quindi credo che sia normale. Bella vista. Probabilmente sarà la copertina del video. Di un altro momento copertina, come nello scorso episodio. Una sorgente divina in questa valle. I miei avi costruirono Kitesh per proteggerla dal mondo. A che scopo? Che cos'è la sorgente divina, Jacob? È un manufatto a lungo dimenticato. E che cosa dice? Contenga un frammento dell'anima di Dio. Ah. La leggenda narra che chiunque vedesse la sorgente ottenesse l'immortalità. Andiamo, Lara, andiamo! Ma alcuni sono sempre stati attratti dal suo potere. Sì, sto notando, guarda. Esatto. Se noi diventiamo immortali, vogliono espandere il loro possiamo potere. Uccidere tutti quelli che vogliono l'immortalità. Soldati. Saremmo l'unico essere immortale. Prima che lo facciano loro. Non è una tua responsabilità. E invece sì. Mio padre è morto per questo. Non puoi riempire il vuoto dentro di te, Lara. Puoi soltanto liberarlo. Posso riempire la mia voglia di sete. Giuro di sangue uccidendoli tutti. Ok, mi calmo. Aspetta, Sofia, lascia andare. Devo fare tutto il possibile. Hai lottato per noi. Voglio aiutarti. Ah, allora qui la situazione cambia. Alla cattedrale, negli archivi sotterranei. Grande Sofia. Ma non ti seguiremo lì. Perché? Che cosa troverò? Gli ioni. Se ci sono gli ioni del primo gioco, sbrocco. Oh no! Uccideranno chiunque si infili. Mio padre crede che fermeranno la Trinità. Non posso rischiare.
Lo so. L'immortale. Dimmi che non sono veramente gli ioni. Mi sono stancato di loro nel primo gioco. Che cos'è? A raggiungere la cattedrale. Una bussola? Qualcosa del genere, non lo so. Però bella roba. Rotolo di cavo, nuova attrezzatura ottenuta. Non so che cosa sia. Ah, forse ho capito. Andiamo un attimo a controllare perché mi sa che ho capito che cos'è. Perché quando ho esplorato alcune zone come tombe e robe varie, c'erano queste robe qui che portavano ad oggetti che però io prima non potevo utilizzare. Invece adesso posso fare questo. Sarebbe stato bello averlo prima. Adesso avrei molti più livelli e robe varie, perché ne ho trovate un paio. Va bene. Ma credo che appena arriviamo a un falò ci potremmo anche salutare, ragazzi, perché in questo episodio abbiamo combattuto un fottio. Ah, e posso anche usarlo per le sporgenze, capito? Sta roba qui sarà molto utile, soprattutto nelle zone secondarie, dato che ho visto che è abbastanza pieno. Ok, prendi qua. Anche le profondità della terra offrono la loro ricchezza. Ok, però la maggior parte delle pergamene sono robe secondarie che mi sa che non sempre leggerò. Ok, questa zona qui mi sa che è un po' più che altro un tutorial per spiegarci come utilizzare il nuovo rampino. Meno male che ce l'ha dato Sofia, perché altrimenti saremmo bloccati per sempre, non avremmo potuto continuare. Però Lara... Ah, si può utilizzare pure nelle pareti scalabili, e la madonna. Anche un po' esagerato, mi pare. Ah, ma proprio attacchiamo una fune a uno delle nostre due piccozze, capito? Utile come roba. È ovvio, mi sembra più che giusto. Componente per fucile ottenuto. Lara, sei abituata, dai dai. Abbiamo ucciso così tanta gente. Queste persone sono legate da un giuramento. Ah, vero, avevo trovato pure una pelle di cinghiale mentre esploravo. Quindi vabbè, io direi di fare questo potenziamento. Credo che sia arrivato il momento per loro. Potenzi i danni qua. Ah, tranquilla Lara, tanto li ammazziamo tutti. Potrebbe condurmi alla sorgente divina. Potrei portarla via da qui per mettere fine alle loro sofferenze. Questi due sono uguali più o meno a livello di potenziamento di danni, quindi faccio il primo. E poi mi sa che risparmierò un pochettino per potenziarmi questo fucile a pompa. Va bene Lara, hai finito? Credo di sì. Quindi ragazzi, mi sa che per questo video abbiamo fatto abbastanza. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mettete like, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!